facciamo. Andiamo, andiamo dentro. Candidato. Andiamo dentro, dai. Vai, andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. Ciao, ciao. Ciao. Andiamo dentro, andiamo. Antonio! Beccaro, stai sereno, eh. Io se volete lo faccio qua, decidete. Vai, vai, vai. Una dichiarazione velocissima. State tutti almeno. Una dichiarazione velocissima. State tutti. Sì, poi la ritagliamo, dai. No. Vi devo dire innanzitutto che sono contento. Sono contento perché adesso sono il candidato sindaco di Bari. Sono contento. Sono contento perché ho vinto le primarie e le ho vinte più che contro i miei avversari, contro un tentativo probabilmente di rovinarci la festa oggi. La festa non ce l'hanno rovinata. Anche quando ho girato nei seggi per salutare le persone, qualcuno mi chiamava per dirmi che c'erano, diciamo, degli eventi anche un po' inquietanti. Io ho detto a tutti di stare tranquilli perché sentivo l'affetto dei cittadini baresi, che ancora una volta mi hanno dimostrato davvero tanto affetto, hanno dimostrato che mi vogliono bene. C'è stata una partecipazione straordinaria oggi. Tanta gente è venuta a votare, mi dicono che è il dato più alto d'Italia di partecipazione alle primarie da quando sono state istituite le primarie. Da domani che partita sarà? Da domani inizia la partita vera, perché da domani inizia la vera partita contro il centrodestra che andremo a vincere il 25 di maggio. Sono davvero contento oggi, devo ringraziare tutte le persone che sono venute a votare, devo ringraziare anche tutte le persone che ho incontrato in questi giorni e che mi hanno dato una forza straordinaria. Vi ringrazio, adesso lasciatemi andare a dormire però che sono veramente stanco, domani risponderò se volete a tutte le vostre domande. Sì, ma tentativo di inquinare dall'esterno, da parte del centrodestra, come ha detto Emiliano, o anche da parte di alcuni vostri alleati. C'è stato sicuramente un tentativo di rovinarci la festa, non ci sono riusciti, mi raccontano, mi hanno letto anche alcuni articoli di alcuni giornali online, nei prossimi giorni capiremo che cosa è successo. Adesso godiamoci questa bella giornata di festa, grazie a tutti, grazie.